Azeglio Vicini, responsabile azzurro, si è guardato con soddisfazione i suoi under, a cominciare da Mariani, il quale ha trovato con il Catanzaro la via del gol e nella città di Paganini si è concesso crepi d'avarizia entusiastico bis. Il sampdoriano Mancini, sempre orfano di Francis, non ha segnato, ma non gli è stato da meno. E poi ancora Pellegrini e Guerrini. Se aggiungiamo i meno giovani Casagrande e Scanziani, una buona Sampdoria, e sì che la squadra, per clamoroso errore della difesa, era partita sotto per questo gol di Mariani dopo 3 minuti e 40 secondi di gioco. La risposta della Sampdoria è impostata da Mancini e conclusa con un colpo di testa da Scanziani. 1-1. Collaborazione, rivediamo l'azione dall'alto, tra un giovane e un meno giovane. Dicevamo di Pellegrini. È suo il colpo di testa, azione di Mancini, con il quale Casagrande ha il pallone per il segnare il 2-1. Secondo tempo, da Pellegrini a Mancini, per la gioia di Vicini e della Sampdoria, alla quale però, 2 minuti dopo, Mariani blocca entusiasmo e sorriso. Ecco il 2-2. Risultato temporaneo. Chiorri prende la mira ma centra la traversa e Scanziani, a conclusione di questa azione, vi alza il pallone sopra. Casagrande emula Mariani e bissa a conclusione di questa azione corale. È il 3-2. Il 4-2 sarà firmato da Chiorri nell'azione che stiamo per proporvi, il quale, subito dopo, plaude a se stesso ritrovato e alla Sampdoria che attende Francis, mentre, subito dopo ancora, l'allenatore Pace assolve di misura il suo Catanzaro.